Un altro passo verso il recupero del Teatro Carani, un altro passo verso la riapertura di uno dei luoghi più rappresentativi della città. Ieri pomeriggio nella sala matrimoni del comune si è svolto il passaggio formale della donazione del teatro al comune di Sassuolo da parte della Fondazione Teatro Carani. In seguito in serata, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la convenzione con la Fondazione, la quale sosterrà le spese di ristrutturazione. Io sono sassuolese, abitavo in Piazza Piccola e abitavo, guarda caso, proprio nel cortile dove adesso c'è la Galleria Carani, quindi praticamente eravamo di casa. E secondo me è un recupero proprio al di là della bellezza del teatro, proprio è l'essenza di Sassuolo. È chiaro che è stata una fondazione, un'iniziativa molto bella. Come fondatori inizialmente eravamo 25, mi sembra, quindi raccoglieva tutti gli amici di Sassuolo. Io vorrei oltretutto ricordare in questo momento anche il compianto, ma sempre nei nostri cuori, il commendatore Roberto Costi, che è stato del teatro, l'ha gestito per moltissimi anni, è riuscito a fare delle stagioni formidabili, che aveva portato il teatro di Carani fra i teatri più apprezzati, non solo del comprensorio, ma direi fra i migliori d'Italia. Dopo il parere positivo della soprintendenza di Bologna per il progetto di restauro e l'autorizzazione da parte del Ministero della Cultura alla donazione modale al comune, prosegue dunque il percorso di rilancio del teatro. L'inizio dei lavori è fissato per la primavera del 2022. L'obiettivo è di portarle a termine entro il 2023. È una giornata importante perché abbiamo già fatto dei passaggi di proprietà e quindi noi ci siamo impegnati per il domani perché questo avvenga e avvenga possibilmente con successo. Quindi abbiamo preso questa occasione anche di un momento qua del fine anno per dare questa pubblicazione ufficiale, a che questa nostra fondazione abbia il significato di dare alla città ancora un bene che culturalmente dal 1930 era disponibile e negli ultimi 10 anni era rimasto senza fare attività. Quindi mi auguro che il nostro apporto possa portare alla città di Sassuolo quello che mancava e che noi vecchi sassolesi ormai avevamo bisogno ancora che ci fosse pubblicato delle belle opere, delle belle commedie, delle belle serate che abbiamo passato in gioventù al Carano. Dalla fondazione fanno sapere che presto il progetto di ristrutturazione sarà mostrato alla cittadinanza. Cittadinanza che potrà anche essere parte attiva nel rilancio del teatro. La fondazione infatti prossimamente renderà note le modalità attraverso le quali chi vorrà potrà dare il proprio contributo all'iniziativa, dal punto di vista economico, ma anche tramite idee e disponibilità operativa. Adesso inizia una parte successiva che è quella non solo della realizzazione del progetto, ma è quella che ci vedrà anche coinvolti a cercare di coinvolgere il più possibile la cittadinanza in questo nostro progetto, perché come pensiamo e come abbiamo già ripetutamente detto, questo non è un progetto della Fondazione, ma un progetto per la città e quindi la Fondazione è aperta a tutti, qualsiasi suggerimento, qualsiasi aiuto, qualsiasi contributo e speriamo davvero che ce ne siano tanti da parte di tante persone. Perché torno a ribadire, a noi interessa che la città viva bene e chiunque condivida con noi questa idea è nella Fondazione il benvenuto. Soddisfazione anche da parte del sindaco Gianfrancesco Menani per il recupero di quello che definisce il simbolo della cultura di Sassuolo. Il teatro verrà donato alla città di Sassuolo. È stato acquistato un anno fa circa da una costituita fondazione, Onlus, senza scopi di lucro, e che hanno acquistato il teatro. Un'azienda nota del territorio si è preoccupata di redare i progetti e di finanziare i progetti di restauro e quindi viene dato un pacchetto unico al comune dove c'è la proprietà dell'immobile, del contenitore e anche tutti i contratti con le ditte per ridargli lo splendore di anni fa. Quindi, secondo me,
il momento più importante dal dopoguerra in poi per Sassuolo, in quanto la città rispolvererà e rimetterà a disposizione dei cittadini il contenitore che è sempre stato il simbolo della cultura di Sassuolo.